Mele nel silenzio più totale. Un gruppo che si chiama Love Mele si sta organizzando con lo shuttle per fare impianti di risalita e pulire sentieri. Siamo già a buon punto con quattro sentieri puliti e lo shuttle già attivo da un mese. Come la gestiamo qua, ragazza? Arriviamo in cima, molliamo i freni a bombazza. Te lo dico come la Questo è gestiamo. chiaro. Eccoci qua, arrivati. Arriva una vete, scarico bici, pronti ad aggredire i sentieri fantastici di I Love Mele. Panorama. Arrivati. Trasferimento con la navetta. Eccoci qui all'apice, alla punta di diamante dei sentieri della società I Love Mele. Sentiero Cada Galigna, MTB, Cola Rubataiola, MTB, Cannellona, Osteria Zeneto, che è il punto di ristoro, il punto di appoggio per noi barkers sotto qua, dietro la montagna, al termine di questo fantastico sentiero che andremo a vedere. Vai! Si chiama anche Salto nel blu perché si vede tutto blu. Eccolo qua, vista mare, salto nel blu, fantastico. Qualcuno salta a piedi, però va bene lo stesso. Non è difficile. È easy, aperto a tutti. Io addirittura c'ho la front, nessun problema. Molto bello, si vede il mare. Salto nel blu, eccolo qua. Non ti puoi sbagliare, o stai dalla Zeneto con la rubataiola. Qua il pezzo ripido. Questa è la variante che porta all'Osteria della Zeneto, il nostro punto di ristoro e di ricovero per i biker stanchi, stressati, accaldati. Eccolo lì che si intravede in mezzo alla vegetazione. Olè. Sentiero gentilmente pulito dal titolare della trattoria La Zeneto e concesso con diritto di passaggio. Perciò tanto di cappello, eccoci qua. Fantastico. Eccola qui. Buongiorno. Buongiorno. È qui che trovano ristoro i biker. Ma così dicono, però Quelli poi io. stanchi, assetati, Sì, ma è qui il affamati. contatto. È Dov'è proprio qui. quello che ha detto che paga la birra a tutti? Lui? Voi. Dov'è? Pagate voi quando No, viene, ha detto io che faccio paga pagare e tutti. poi ve ne Lasciamo restituisco. pagato, dai. Lasciate pagare. Quindi ci lasciamo alle spalle la trattoria della Zeneto che è lì, si percorre 50 metri, si viene su e si entra direttamente nel trail che andremo a fare adesso, trail Cancelletti. A bombazza però. Vai, 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 vai. I love mele. Ciao Milano! Sono Ombelico di Genova. Ok, attacchiamo. Salto
sempre dai famosi sentieri di I Love Mele, attacchiamo il trail polveriera a ridosso del forte Areci, conosciuto anche come Forte di Geremia. Rimane sul lato est, dove sorge il sole. Andiamo a vedere. Discesa tra i mirtilli, i funghi e i noccioli. Troviamo sempre gente. Eccoci qua. Ecco qua, allora, al lato est del Forte Areci o Forte Geremia c'è il sentierino di cornice che passa su tutti i bastioni col fosso con i coccodrilli. Ora i coccodrilli non ci sono perché sono partiti per andare in ferie, però poi torneranno. La polveriera è quella, la vecchia polveriera del forte, e il trail è lì, in quel boschetto di noccioli troviamo il trail polveriera. Andiamo a vedere. Ecco qua, il giro dei bastioni e l'attacco per arrivare giù a Polveriera. Eccoci qua, tra i Polveriera, praticamente un tunnel nei noccioli, scavato dalla natura, fattibile a tutti. Che ti porta giù in località Cappelletta. Dico, è fattibile a tutti perché davanti a noi abbiamo una girl, la rappresentante femminile della mountain bike, perciò è accessibile a tutti. Non è il classico percorso da veri machos. Eccoci qua, questa è la parte ripida nel bosco, quella che preferisco, pulitissima. Che porta giù nel piano. Eccolo qua, MTB percorso Bella Vista. E dopo una leggera salita, come può confermare, leggero falso piano, siamo arrivati al Bella Vista. Diamo un'occhiata al Bella Vista. Ti chiamano, eh? Ciao, aspetta carino. Eccolo là, là c'è il Martì, qua c'è il sentiero Bella Vista. Andiamo tutto giù per prati, mirtilli, more, c'è un po' di tutto. Arriviamo al Back and Breakfast, le giute, dal nostro carissimo amico che ci ha preparato di tutto e di più da magnà. Quindi possiamo andare. Timidi che vengono giù dal sentiero di là, che parte dalle pendici del veleno, soprannominato Bella Vista. Un po' timidi, che non sanno se fermarsi, se non se fermarsi. Ecco qua, dove fermarsi? Dal punto di ristoro Bag and Breakfast alle giute. Uscite praticamente qua, c'è presente la curva del Tourniquet sul Tortino, dove c'è quel ristorante. Al Bag and Breakfast le giute potete trovare assistenza, meccanici qualificati che vi danno una mano a mettere a posto la bici. Meccanici giovani,
gamba. Meccanici dello stomaco e della bocca che vi possono mettere a posto lo stomaco. Quello è grande. Integratori minerali. Potassio, magnesio, vedete? Questo è un integratore. Caffè, Coca-Cola, birra. Navette di risalite con bici dimenticate sopra che non si sa di chi sono, forse qualcuno che non è neanche sceso si è fermato a mangiare. Sembrava averla vista in cima con la bicicletta. Lavorato quello di là, Cadagalina, abbiamo fatto. Eh sì, è proprio, si chiama Cadagalina. Sì, i nomi lasciano un po' a desiderare, però sono belli. E comunque andate più di Cadagalina, invece l'abbiamo fatto che fino alla Cadagalina. Stega le gambe. No, no, fatto la sangria, eravamo in pochi, 40 litri di sangria. Non le uso, no, sacrificare. Praticamente è la casa della prateria più che un giro in bicicletta. Là stanno sempre cambiando gomme, non ci riescono, il meccanico forse non ha fatto tutti i corsi. Allora, questo meccanico, questa gomma qua la cambiano o no? Dovremmo tornare a levarla. No, ne, ho visto anch'io che non la cambia. Perché le muforà in tu metti? Vedi un altro copertone, non ho la camera d'aria.